Ciao a tutti da Mario Carbone, oggi vedremo l'esercizio numero 3, tratto dal metodo per fisarmonica superfacile, il metodo a numeri. L'esercizio numero 3 che trovate a pagina 63 per comodità, insomma il foglio insomma, diviso appunto per mostrarvelo meglio insomma, in video. L'esercizio numero 3 è semplice, è questo. Questo rigolo ripetuto due volte in questo caso. L'esercizio non è difficile, ma per chi inizia ovviamente ha la sua difficoltà. Vedete, allora sempre pollice sul do e suoneremo 1, 2, 3, 4, il 5 lungo che dura 4 pulsazioni. Poi il contrario, 5, 4, 3, 2 e l'1 lungo che dura 4 pulsazioni. Ed è così. Metto il metronomo, qui sentite anche le pulsazioni. Cerchiamo di legare le note della mano destra, non fate. Non questo, ma legate. 4. È la prima frase, memorizzatela. La seconda, in chiusura, potete farlo col mantice o continuando ad aprire. 5, 4, 3, 2, il pollice 1, 2, 4. Tutto il rigo nuovamente. Note legate, dita ferme sui tasti. Seconda frase. 4 pulsazioni, va bene? Quindi, come notate, insomma, abbiamo fatto questa dura una pulsazione ognuna e questa dura 4 pulsazioni. Qui la stessa cosa, ognuna dura una e questa 4. Chiaro? Bene, ripetete questo rigo per, diciamo, una mezz'oretta, il tempo necessario per memorizzarlo, tenendo presente la posizione della mano, le dita arcuate. Le note legate e anche il metronomo, insomma, è abbastanza impegnativo. Fatto questo, dopo qualche settimana ritornate sul video, insomma, su questo video proseguite. Iniziamo a mettere, bentornati, a mettere i bassi su questo, diciamo, su questo esercizio. Non fatelo subito, altrimenti è difficile. All'inizio troviamo i bassi scritto 0, quindi posizione di Do, quindi basso accordo, nuovamente basso accordo, poi la prima posizione che già abbiamo visto nell'esercizio precedente. È semplice, basso accordo, e nuovamente posizione 0, basso accordo. Quindi posizione 0 è questa, quella di Do, posizione 1 è questo che sta sopra, e la settima è questa. Se avete difficoltà non fate le settime. Sarà, è così quindi. Ogni nota, la prima battuta, ogni nota ci va un basso, quindi basso. Sul pollice, accordo sul 2, poi sul terzo il basso, il 4 l'accordo, così con i bassi semplici non alternati, e il quinto dito basso accordo, così basso accordo, ripeto questo, bene, ripetete anche voi queste prime 5 note, va bene? Per una mezz'oretta mettendo i bassi, non subito, ma dopo qualche mesetto. Poi la seconda frase con i bassi, andiamo sulla posizione dei bassi 1, quindi 0 come possantiere dell'ascensore 1 e sopra qui con la settima, e sarà così o senza, se avete difficoltà, uguale a prima, la stessa ritmica, quindi 5, e poi col pollice andiamo con i bassi 0, qui ritorniamo sotto, quindi riosservate, diciamo, riguardate questo pezzettino se non vi è chiaro, e poi ora facciamo tutto il rigo insieme col metronomo e basti così. Rigo è questo, fatelo anche voi, ripetetelo insomma per una mezz'oretta. Bene, fatto questo, dopo qualche mesetto o settimana che avete già studiato e visto il video dei bassi alternati, ecco qua, mettiamo i bassi alternati. I bassi alternati, vi evidenzio il basso che effettuo all'alternato, e già l'ho spiegato nello stesso esercizio precedente, quindi è inutile dirvi sempre le stesse cose. Tornate indietro e vedete gli altri video. Sarà così quindi, lo spiego lentamente, basso sul 2, sul pollice, il 2 l'accordo, il 3 l'alternato,
del basso col secondo dito qui, terzo dito qui e poi il secondo dito, il quarto dito con l'accordo e il quinto dito basso, accordo, l'alternato e l'accordo ed è così. La seconda frase vado sui bassi, posizione 1 e faccio 1 settima, quindi 1 con la settima e sarà basso, accordo, il 3, l'alternato col terzo dito, l'alternato è questo terzo dito qui, quindi poi il 2, il pollice in posizione 0, basso accordo e alternato accordo, così. Ripetendo tutto il rigo e così, mettendo anche il metronomo, questo è 69. Questo ora velocità 69, potete velocizzare lentamente, sarà chiaro, l'esercizio è questo, ripetetelo, dovete farlo in, diciamo in vari step praticamente per memorizzarlo bene, prima solo la mano destra, poi i bassi diciamo non alternati e poi alternati, potete anche non inserire i bassi alternati se è troppo difficile. Bene, per oggi è tutto, un saluto da Mario Carbone. Alla prossima lezione. Ciao a tutti.